l'incontro che ho avuto con voi oggi è proprio la spiegazione di come noi pensiamo che l'anno prossimo sarà il nostro anno e quali saranno i progetti che noi mettiamo in campo e qual è la filosofia, che è leggermente diversa da quella precedente, ma non perché quella precedente fosse sbagliata, ma perché oggi alle fondazioni si chiede anche di agire sul sociale in maniera più diretta. E quindi abbiamo immaginato una serie di operazioni, una serie di modifiche che fanno sì che questo obiettivo possa essere raggiunto. Io penso che oggi mettere in piedi un progetto è un problema sicuramente di soldi, ma è un problema di capacità di immaginare un progetto. In fondazione ci sono delle risorse importanti, proprio perché non ci si iscrive in fondazione ma si viene eletti, cooptati. Io credo che la fondazione tutta, quindi assemblea, comitato di indirizzo, consiglio di amministrazione, deve essere messa in rete perché tutti collaborino a fare progetti. Poi penso che la città deve farsi carico di fare le cose insieme, perché è l'unico modo per fare le cose. A Rieti questo non succede spesso, ma io penso che se noi facciamo insieme le cose che noi riteniamo necessarie per l'incremento del benessere, del welfare sociale, credo che noi alla fine una cosa di buono l'avremo portato, una cosa diversa e una cosa migliore di prima. Abbiamo modificato anche il sistema delle erogazioni proprio per misurare il ritorno di queste erogazioni che noi facciamo e quindi abbiamo una selezione un pochettino più stretta e una intenzione di finanziare quei progetti, quelle richieste che abbiano un concetto di ripetitività in maniera che hanno poi un beneficio sul territorio e abbiano una capacità di portare innovazione, di portare welfare per tutti quanti. Questo è l'obiettivo, fermo restando che non si possono eliminare quelle che sono le erogazioni che sempre la fondazione ha fatto, proprio perché quello è il core business che noi abbiamo.